E bella ragazzi, io sono Algan, siamo tornati su The Order 1886, ottavo episodio. Dobbiamo infiltrarci nella sede delle. Vabbè, io la chiamo la Compagnia delle Indie, non mi viene ricordo mai il nome. Delle Indie Unite, ecco, sì. Non so se sarà un po' stealth oppure se dovremmo fare, insomma, i gradassi, sparando a destra manca. Cosa? Buonasera, Sir Francis. Sera. Messo. Bello. Bello, bello, bello. Accogliente, bel posticino, mi piace. Ma è tutto pronto. Come da piani, le Cos'è? armi sono sul tavolo. Presto la verità verrà a L'accesso galla, al tetto è barricato. Sebastian. Ok. Ottimo lavoro, Francis. Al vostro servizio, sir. Devo fare qualcosa? No. Ok, io faccio un giretto nel frattempo. Francis ha servito nelle forze del Commonwealth. C'è un pianoforte. Bella. Balestra? Credo sì, è una balestra. Posso usarla? Cioè, portarla con me, intendo. Sarebbe male, mi piace abbastanza, più che altro per lo stealth. Una balestra. Quanti ricordi? È passato del tempo. Questa missione richiede discrezione. E allora ci vuole la balestra. Bene. Su, andiamo. La struttura è pattugliata tutta notte con sentinelle a ogni accesso. Allora qua Qual è il lo punto stealth è d'ingresso? Il perfetto. giardino. Ci sono angoli ciechi, ci muoveremo non visti. Seguimi, dobbiamo andare sul tetto. Perfetto. Si usa. Vediamo. Ah no, non me la fa ancora usare. Vieni, fratello, di qua. La prima volta che mi chiama fratello. Eviterei, seguiamo lui, mica a far vaccate. Qua? Dove cazzo è andato? Ah no, là. Ah, solitamente quando passa il tuo personaggio si spacca qualcosa. Cosa avevo detto, ragazzi? Sto bene. L'avevo detto. Voi non mi credete? Qua sopra, immagino. Le informazioni di Francis sono state utili. Sembra un uomo di cui potersi fidare. Non proprio. Ha un debito da saldare. Se non tenesse fede alla sua parola, pagherebbe le conseguenze. Un punto d'aggancio. Serve trovare un punto d'aggancio per la fune nel giardino. Un ingresso in scena di grande effetto. Gazebo sembra fare al caso nostro. Bene. Lancia la fune. È un po' rischioso, però. Qua. Fatto. Alastair, resta qui e non perdermi di vista. Una volta finito,
Ti darò il via libera per entrare. D'accordo. Ma sta attento. Se tornassi senza di te, mia sorella mi ucciderebbe. Quel che non sanno la fa soffrire. È un po' rischioso, è comunque ben sorvegliato qua. Cos'è? No, non è niente. Chissà che cos'è. Niente. Basta, non avvicinarti troppo. Ti avevo detto non avvicinarti troppo. La pancia fa male. Grayson, non è saggio eliminare le guardie della compagnia finché non abbiamo prove. Non c'è tempo, Alastair. Devi fidarti di me. È l'unico modo. Accidenti. Scendi ai giardini inferiori. Il cancello è chiuso. Dovrai trovare la chiave. E ce l'avrà qualcuno da far fuori. Fatto è, ne faccio fuori uno, ok, ma il cadavere? Qua vedo solo questo qua, quindi potrei magari scavalcare. Dai, staccati! Staccati! Dai, devo cercare di farlo fuori senza usare la balestra. Ok. Niente chiave. Che palle. Cerca che pareva. Ecco, da là ne arriva uno. No. Vabbè dai, allora sì. Non sapevo che si potesse fare questa cosa. Bene, meno male. Chi è il prossimo? Bella, messi a tacere, mi piace. Però deduco che neanche quello avesse la chiave perché non ha detto nulla, quindi devo andare a far fuori pure quell'altro. Oh 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 oh. Andiamo a vedere dove va questo, mo. Ok, 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 momento giusto, dai, dai, dai. Non girarti, non girarti, non girarti. Sì! Ok. Ma era un'affermazione o era una domanda? Eh no, allora mi sa che era un'affermazione. Era una domanda. No. Oh, occhio. Silenzio. Oh. Non credevo che ce ne fossero così tante. Là ce n'è un'altra però, attenzione. E appena torna. Appena torna perché sennò non ce la faccio. Ah no, però ha girato l'angolo. Però non ho considerato che non è proprio un angolino così. Deve andare un po' a fortuna, eh. Già che sono qui però la rischio. Porca troia, ho sbagliato! Ma no, dai, ma credevo che lo facesse già. Cioè, ero già dietro di lui, perché non l'ha fatto? Stupido. È
Insomma, quando volevi, Ho trovato la chiave. E raggiungi i giardini inferiori. Bella. Era ora. Sì, comunque è random, perché io tipo questa qua la facevo fuori molto prima e non mi dava la chiave. Quindi è random, signori miei. Dovete divertirvi a farne fuori un po'. Io comunque me ne vado subito perché ho avuto una brutta esperienza qua. Nonostante fossi stealth al 100%, a volte mi scoprivano senza motivo. Vabbè, a parte quando sbagliavo a schiacciare, ma... Boh, tipo l'ultima che mi ha ucciso, che mi ha scoperto che avevo premuto perfettamente, mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Allora dai, vabbè. L'importante è passare. Lucan, sono oltre il cancello. Controlla che l'area è sicura. Io sto arrivando. Ok, devo far fuori altre guardie sostanzialmente. Ciao. Allora, giusto per capire un attimo. Sì, devo fare un po' di pulizia allora. Oh oh, cazzo. Visto che hanno una visuale stereoscopica. No. Seguimi, di qua. Dove sei? Ah, là, ok. Ciao. Andiamo. Hanno una visuale migliore dei soldati di Metal Gear. E adesso? Libera l'ala ovest. Io procedo a est. Ok. Da ora è meglio non usare il comunicatore. Giusto. Forza. Ci vediamo dentro. E dove devo andare, mo? Dentro. Sì. Ah sì. Allora, L2, sì, è un po' che non lo faccio, allora. Ok. Siamo al chiuso. Non so se è il caso di guardare le foto mentre c'è gente dentro, Sai com'è? No, più che altro non riesco a vedere. No, non riuscivo a vedere, ad avere una buona visuale, tutto qua. Qua non vedo una mazza di nessuno. Non vedo nessuno, saranno tutti di sotto. Ah no, uno è là. Però è un po' distante, non è facile. Sempre se si fa vedere, perché magari non scende neanche. Mi illudo che possa scendere, ma non è così. Niente, dai. Andiamo direttamente noi. Bombazza.
nessuno. No, sicuramente qua non devo entrare. Ecco il soldatino. No, c'è. C'è nessuno. C'è nessuno. Ma sei rimbambito? Non c'è nessuno. Madonna, mi voglio di ucciderti. Ma rimbambito. No. Così impari a immaginarti che c'è qualcuno. Cazzo, però sto qua è vicino. Questo qua è un po' vicino. Rischiamo, tanto checkpoint ci sarà già stato. Dite che da qua ce la faccio a prenderne uno. Tipo quello là. Quello là anche magari. Buona. Ce n'è anche uno di là. Però non lo vedo bene. Oh, che culo. Buona, 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 buona. Ok, però passo di là perché non ho visto... Mi sa che c'è qualcuno. No, allora me lo sono immaginato. Ho munizioni, buonissima, buonissima, mi servono, come... Mamma mia. Ah, lì c'è una pistola. Farebbe comodo. Ah, ce l'ho già. Ok. Qui però teoricamente ho liberato. Ah, devo andare lì, perfetto, sì. Vabbè, l'ala qua è libera, mi sa. Che non ho visto qua qualcosa, ma non vedevo nessun movimento, quindi niente. Ok. Andiamo. Che cazzo fai? Non ci provare neanche. Mio nobile cavaliere. Sono arrivato giusto in tempo. Così parrebbe. Per quanto non sia nella mia natura farmi sopraffare da una guardia. Sei qui da sola? Ci sono anche Devi e Finley. Si occupano delle altre guardie, tu? Non potevo rischiare la squadra, ma ho un compagno con me. E ti fidi di questa persona? Sì, ciecamente. Molto bene. E adesso? Entriamo da lui e andiamo alla sala degli archivi. Attenzione. Andiamo. Sì. E? E? E?